Buonasera a tutti, grazie per l'invito, grazie al Magnifico e ai colleghi dell'Università che rivedo volentieri, anche se non sono mai stato a Roma. Il futuro, ho riflettuto sul titolo, buona norma riflettere sul titolo degli eventi quando si fa parlare. Come lo renderemo ospitale se ci lavoreremo? Una responsabilità per noi genitori è di lasciare qualcosa di vivibile per il dopo. Forse ce ne siamo accorti un po' troppo tardi. Comunque le regole famose, non c'è scorciatoia alla fatica, ogni azione ha una conseguenza, non bisogna temere quello che non si capisce, bisogna studiarlo e possibilmente essere giusti con chi non se lo merita. Perché credo che queste quattro regole contribuiranno molto a rendere il futuro ospitale. Oggi però vi parlo di cose un po' più tecniche ed faccio subito un disclaimer, molte delle cose che vi dirò oggi sono frutto del lavoro che ho fatto negli ultimi anni della mia esistenza prima di Leonardo. Io sono arrivato in Leonardo a settembre del 2019, quindi ringrazio sin d'ora i colleghi dell'IT, a piene mani prenderò alcune cose che ho fatto con loro, ma ci sono riflessioni che sono emerse in tempi più recenti. Prima di tutto voglio farvi alcune domande un po' provocatorie, no? Allora, tutti parlano di rivoluzione digitale e sono sicuro che qui nell'audience c'è gente molto esperta, quindi alcune delle cose che dirò sono onestamente molto basilari, quasi divulgative, però è una riflessione che serve. Allora, è una vera rivoluzione? Intorno al 1950 Bardeen, Cooper e Shakley, che poi hanno vinto 4 premi Nobel in 3, hanno sviluppato questo oggettino molto strano che si chiamava trasferitore di resistenza. Era grande circa 2,5 cm, questa è una foto un po' ingrandita. Grosso modo ci sono 3 contatti, qui c'erano dei conduttori, questo è un materiale che si chiama germanio, assolutamente inutile allora e anche oggi. E loro studiavano come passava la corrente da un punto all'altro di questo strano dispositivo a seconda che ci fosse una certa tensione applicata a questo contatto. Grosso modo è un interruttore, no? La corrente che noi applicavamo a un contatto è come il dito che spinge. Se io spingo, passa la corrente in questa direzione. Se invece non c'è corrente in questa, la corrente in questa non passa. Grosso modo. Quindi è un oggetto intrinsecamente binario, acceso, spento, 1-0, luce, buio. Il concetto era, in quel momento, di studiare come funzionasse la corrente elettrica in questi strani materiali che venivano denominati in quel periodo semiconduttori. Oggi sono un mercato da centinaia di miliardi, forse anche di più. Cosa è successo dal 50 all'inizio del secolo? In circa 50 anni questo oggetto è diventato da 2,5 cm qualche decina di miliardesimi di metro. Dimensioni paragonabili ad alcune entità biologiche. Poche proteine messe insieme. Questo è sostanzialmente quello che oggi chiamiamo circuito integrato, dove ognuno di questi puntini, che è grande 100 miliardesimi di metro, non è altro che uno di questi transistor. Allora immaginate che questa è una specie di città in cui le correnti vanno e vengono, un insieme di 1-0 di acceso spento, governato da un orologio interno che si chiama clock, ad altissima velocità. Sapete perfettamente che disponendo di un sistema che fa 1-0 si dispone sostanzialmente di un alfabeto, nel caso più semplice è l'1-0 del codice Morse, è un po' più complicato, ma in prima approssimazione supponiamo che sia una sequenza di 1-0. Quanti più transistor io riesco a integrare in un oggetto di questo tipo, tanti più 1 e 0 potrò processare. Se questo oggetto è sufficientemente veloce e non consuma troppa potenza elettrica, io posso trattare un sacco di informazioni. Le decodifico in sequenze di 1 e 0 e tratto tantissime informazioni. L'informazione può essere inizialmente un'addizione o una sottrazione dei numeri, poi diventa una fotografia, poi diventa una cosa più grossa. Alla fine sono bit, 1 e 0, accesi nel tempo in una certa sequenza. Questo trend si chiama miniaturizzazione oppure large scale integration. E quello che è successo dagli anni 70, diciamo ad oggi, è che la dimensione di questi transistor, di questi oggettini, è scesa drammaticamente arrivando a livelli quasi biologici. Oggi esistono delle tecnologie che funzionano a 5 miliardesimi di metro, che cominciano a diventare paragonabili alla dimensione di un filamento di DNA in spessore, che è circa 2,5. Ovviamente non è che la comunità scientifica stesse a guardare. Altri mondi sviluppavano, per esempio, la PCR, la Polymerase Chain Reaction, con cui oggi noi amplifichiamo il DNA. Altri mondi sviluppavano, per esempio, dei sistemi ibridi per elettronica. Altri mondi facevano i primi esperimenti sulla conducibilità di una singola molecola. C'erano mondi che non si parlavano, biologi, chimici, fisici, medici.
e che però sono stati riuniti da questa piattaforma di tecnologie. Lo vedremo fra un po' perché, ma ricordatevi che il fatto di essere arrivati ad avere dei transistor che ormai consistono di poche decine di atomi e che quindi sono simili per dimensione ad un'entità biologica, ha cambiato tutti i paradigmi, dal calcolo alle tecnologie. Questo è l'elemento di base di quello che noi oggi chiamiamo intelligenza artificiale. Senza questo trend progressivo, noi non saremmo riusciti ad avere nulla di quello che è oggi il digitale. Perché? Allora, qui faccio una prima proiezione, devo dire un po' spericolata. Diciamo, questa è una proiezione di quanto la potenza dei computer sia cresciuta negli anni, vedete, dal 900, dalla macchina di cassa, quella che aveva ancora la manovella, ai computer recenti, questa curva che continua a crescere, e questi sono invece le operazioni al secondo di un essere vivente, qualora noi decidessimo di simularlo. Un insetto della frutta, la drosofila, vedete, grosso modo potrebbe essere simulata in tutte le sue funzioni con circa un milione, tra 1 e 10 milioni di operazioni al secondo. Siccome un iPhone fa circa un milione di operazioni al secondo in questo momento, con una potenza di calcolo simile a un telefonino di ultima generazione, voi potreste fare tutto quello che fa una drosofila melanogaster. Per simulare un topo, che è ben più complesso, il topo ha una forma di intelligenza sviluppata e così via, servono circa 1.000 miliardi di operazioni al secondo. L'essere umano tra i 100 milioni e il miliardo di miliardi di operazioni al secondo. Adesso non fate ironia su quello stupido e quello intelligente, questa è la media. Allora, i computer intanto crescevano e grazie al fatto che avevamo tanti transistor, potevamo fare tante operazioni al secondo, la loro potenza di calcolo si avvicinava via più all'insetto, poi al topo, sino ad arrivare a potenze di calcolo paragonabili a quelle nostre. Questa è la vera storia del supercalcolo. I computer attualmente hanno superato il petaflop, per gli esperti, floating point operation per second, si avvicina all'exaflop, al miliardo di miliardi di floating point operation per second. Quindi, questo già vi fa capire che da un lato ci siamo noi, con questa capacità di calcolo sviluppata in 3 miliardi e mezzo di anni di evoluzione, e dall'altro ci sono loro, che diciamo nell'ultimo mezzo secolo hanno avuto questa crescita esponenziale nella potenza di calcolo, con delle differenze però fondamentali che andremo a vedere, perché nella discussione che si sta sviluppando oggi su cos'è l'intelligenza artificiale verso l'intelligenza naturale, ci sono alcuni caveat che non possono essere ignorati. Allora, vediamo che cosa ci è successo. Il titolo di questa parte era La grande trasformazione culturale. Per generazioni noi siamo stati abituati ad avere macchine con un corpo, la ruspa, l'aratro, capace di effettuare lavoro fisico, totalmente stupide. Le accendevamo, le spegnevamo, c'era bisogno di qualcuno che le operasse. E dall'altra parte eravamo abituati ad avere macchine senza corpo, totalmente stupide. La televisione, la TV, la radio, tutta roba che serviva a comunicare e che però non poteva muovere una tazzina del caffè. In tempi recenti, grazie al fatto che le potenze dei calcolatori aumentavano, le macchine in grado di produrre lavoro fisico sono diventate anche un po' più intelligenti. Pensate a un'automobile oggi, che tiene la distanza automaticamente, tiene la corsia, in alcuni casi è quasi completamente autonoma. Quindi, mettendo dell'intelligenza in un oggetto che fa lavoro fisico, questo oggetto si avvicina a qualcosa più simile a noi. D'altro canto, i sistemi senza corpo, telefono, TV, radio, sono diventati, sempre senza corpo, molto più intelligenti. Oggi abbiamo dei telefonini che fanno una quantità di cose straordinariamente elevata grazie all'aumentata potenza di calcolo. Cos'è successo culturalmente? Che noi come specie ci siamo sentiti un po' minacciati, non tanto noi tecnici, ma è un noi etico, un noi generale, dal fatto che prima eravamo convinti che la ruspa fosse più forte di noi, ma tanto l'accendevamo, la spegnevamo e la guidavamo noi. E il computer fosse più bravo di noi a contare, fosse più rapido, ma tanto non poteva muovere nulla. Però, adesso che abbiamo dei computer molto potenti, dei sistemi automatici molto performanti, e li mettiamo insieme, cominciamo a dire, cavolo, ma questo oggetto qui è più veloce di me a contare, è più forte di me a muovere le pietre, forse questo oggetto, dal punto di vista della specie, diventa un'altra specie che mi minaccia. Ovviamente il tutto pompato da un mondo di letteratura, di fantascienza, eccetera, per cui è facile fare leva su queste paure ataviche, che comunque hanno alcuni punti di osservazione. Allora, per la cronaca, vi faccio vedere, questo era l'ecosistema di macchine che avevamo sviluppato
un IT che andava dalla pianta artificiale a tanti animali quadrupedi, a bipedi e addirittura a biruote di tutti i tipi, sino a centauri. Questi oggetti, di cui vi farò vedere alcuni esempi per poco, sono macchine in grado di interagire con un essere umano, di guidare un'automobile, di fare delle cose molto complesse, proprio perché cominciano ad essere la sintesi di un sistema intelligente in un corpo performante. Allora, fermiamoci su questo confronto, che è un po' la chiacchierata di oggi, no? Voleva essere provocatoriamente intorno a questo argomento. Intelligenza artificiale, intelligenza naturale. Allora, prima di tutto, ristabiliamo l'ordine. Qui ho preso due fenotipi assolutamente piacevoli. Escludendo che abbiano subito della chirurgia estetica, sono entrambe composti per il 99,9% da sei atomi, che sono ossigeno, carbonio, idrogeno e tre terrine di calcio, fosforo e azoto. Una pianta, un cavallo, qualunque cosa vivente, noi, siamo tutti composti da tre taniche dei tre elementi di sopra e tre terrine degli elementi di sotto. Tutta la biodiversità di ciò che è vivente, tutto ciò che si è evoluto, ha usato questi sei elementi. Se ci riflettete, in 3 miliardi di anni, con questi sei elementi, noi siamo riusciti, la natura è riuscita a fare tutto ciò che vive. È di una grande profondità questa cosa. Primo perché quando litigate con vostro marito o vostra moglie state litigando con tre taniche e tre terrine, e questo vale per tutti. Ma anche perché noi e la nostra pianta in balcone siamo fatti esattamente dagli stessi atomi. Cambia solo la struttura, cioè come questi atomi sono disposti nello spazio, sia pure su distanze piccolissime. Questo è mio figlio, il più piccolo, si chiama Alkis. E questo qui, diciamo, non è un figlio, cioè ha troppi genitori, è uno dei robot dell'istituto. Antropomorficamente simili, caratteristiche abbastanza simili. Analizziamo cosa vuol dire l'uno fatto da sei atomi naturali, l'altro fatto, vedremo fra poco come. Allora, mio figlio, come tutti noi, ha 10 alla 14 sinapsi, che sono l'interconnessione cerebrale che ci consente di pensare, di socializzare, di fare tutto quello che possiamo. Il cervello è una struttura tridimensionale composta per il 75% di acqua, ogni neurone è interconnesso ad almeno altri 10.000 intorno, quindi un sistema molto trafficato, con tanti contatti nello spazio tridimensionale, e grazie a questa struttura e al fatto che quindi è H2O essenzialmente, più per gli altri pochi atomi, con circa 40 watt è in grado di fare 100 milioni di miliardi di operazioni al secondo. Questo vuol dire che mio figlio con 1500 kcal e una barretta di cioccolato per due giorni rompe le scatole e non si ferma mai, esattamente come noi. L'altro ha circa 10 alla 9 transistor, ne potrebbe avere di più ma scalderebbe troppo, quindi deve essere in cloud, deve essere connesso wireless ad un altro computer fuori. È bidimensionale la struttura del suo cervello, non c'è acqua, ogni transistor parla con i primi 10 vicini, perché sennò per la legge di Joule scalderebbe troppo. Con circa 200 watt fa 100 milioni di operazioni al secondo, quindi con 5 volte la potenza di mio figlio fa 100 milioni di miliardi di operazioni al secondo, lui ne fa 100 milioni. Risultato che dopo due ore è scarico, si ferma. Allora, noi, mio figlio, siamo fatti da questi 6 atomi, iCub ha bisogno di oltre 30 atomi per funzionare più o meno come funzioniamo noi. In realtà il primo messaggio che c'è dietro questa considerazione è che capite che questo è innanzitutto un messaggio di sostenibilità. Noi siamo costruiti e progettati per formarci in 9 mesi e a fine ciclo vita ritornare i 6 atomi costituenti in altrettanti 9 mesi. Siamo totalmente sostenibili. iCub no. Non è progettato per essere sostenibile, non lo sarà mai, come qualunque cosa artificiale noi facciamo. E la non sostenibilità di una struttura equivale al fatto che richiede enorme energia per essere creata, fusa, saldata e per essere smantellata. Ecco perché noi con 1500 kcal siamo in equilibrio col sistema e nessuna macchina, anche se performante come noi, sarà in equilibrio col sistema. Siccome in questo momento ci sono 100-150 miliardi di macchine nel mondo, per automobili, aerei, elicotteri, elettronica, di tutto, questo è quello che oggi chiamiamo sostenibilità, ma l'origine è quella. È banalmente 6 atomi contro 50, 6 atomi contro 30. Un iPhone richiede oltre 50 atomi. C'è un altro problema, che grazie al fatto che noi funzioniamo con questo cervello tridimensionale completamente interconnesso,
abbiamo creato delle sinergie dal punto di vista biochimico e funzionale fenomenali. Questo ragazzino non ha studiato, non è laureato in fisica, in ingegneria, niente. Vede la palla, si butta, la prende. Lui non ha calcolato in base alla traiettoria del vento, allo spin iniziale, alla forza del tiro, all'attrito sull'erba, alla legge di Coriolis, alla gravità e a tutti i fattori esterni, alla risposta elastica del suo muscolo, alla lunghezza del suo corpo, alla durata della visione, eccetera, eccetera, eccetera. Non ha calcolato come arrivare con la mano nel punto dove sarebbe stata la palla, quindi la sua traiettoria, nell'istante esatto. Lui si è buttato e l'ha presa. Il supercomputer può fare questo. Deve essere un supercomputer. Lo può fare. È un calcolo molto complesso, variazionale, eccetera. Ci mette circa un secondo e mezzo, quindi è già gol. Questo perché noi, grazie alla nostra struttura, chiamiamola liquida, chiamiamola interconnessa tridimensionalmente, dedichiamo pacchetti di neuroni a fare cose diverse ma complementari. Lo stesso gruppo di neuroni che supervisiona la vista, il riconoscimento degli oggetti, è quello che supervisiona il movimento della mano con cui io afferro. Lo stesso gruppo di neuroni che controlla i muscoli della lingua, con cui articolo il linguaggio, è il gruppo di neuroni che interpreta il linguaggio, quindi l'udito. Queste sinergie, sviluppatesi nella famosa evoluzione di 3 miliardi di anni, sono quello che consentono a noi di risparmiare una quantità di energia pazzesca, funzionando in maniera assolutamente parallela, adattativa, ridondante, per cui possiamo anche sbagliare, ma è sempre ridondante, mentre il computer brute force si deve calcolare tutto ogni volta. Sì, c'è il machine learning, c'è il deep learning, li possiamo educare, eccetera, ma non con questi sistemi. Questi sistemi al momento sono copyright Mother Nature e non sono in questo momento riproducibili. Il risultato, e ve l'ho già fatto vedere prima, quindi, è che è vero che il computer ormai si avvicina a più o meno al livello di potenza di calcolo dell'umano, ma se ogni operazione mi costa da 1.000 a 5.000 volte di più di una singola operazione umana, io mi devo anche porre il problema, ma questa tecnologia, che poi chiamiamo at large intelligenza artificiale, è cost effective? Semplifico la domanda. Se devo riparare il cesso perché si è rotto, prendo un robot da $1 milione con un supercomputer perché tanto può fare gli stessi conti? No, me lo faccio fare da uno che mi costa €100. Non è cost effective, è molto semplice, non è un problema complicato. È semplicemente potenza di calcolo che è cresciuta molto rapidamente, però noi dobbiamo avere la saggezza di utilizzarla quando veramente serve. Allora, ci devo andare su Marte? Bene, devo salvare una vita, devo fare una cosa complicatissima, monocromatica, monotask, ovviamente ha senso. Ma non è una tecnologia pervasiva e sostitutiva, è un super elettrodomestico e questo noi dobbiamo cominciare ad accettarlo, nel bene e nel male. Allora, siccome, come vi ho detto, queste macchine super performanti ci possono persino superare in certi task, diciamo, mentali di calcolo, ma sono talmente grosse e consumano talmente tanta energia che non le posso mettere a bordo del robot. Molti qui sono tecnici, sanno perfettamente che una macchina di queste è grande come una stanza e vuole 10-15 megawatt, quindi lo attacchi alla 220 e ci metti le batterie. Io non ho speranza di avere che ogni robot, ogni macchina sia veramente autonoma. Devo trattare queste macchine come dei telefonini, cioè loro sono, diciamo, dei telefonini con braccia e gambe che fanno il minimo, attuano del movimento, ma l'intelligenza risiede da un'altra parte, non so, nel cloud, e sono connessi wireless a una rete, a un cloud, dove vengono fatti tutti i conti in maniera rapida e massiccia. Risultato è che mentre noi siamo imprevedibili, individui indipendenti, non riproducibili, perché ognuno c'ha il suo supercomputer in testa, un po' matto, no? Soggetto a influssi ormonali, alla biochimica, eccetera. Abbiamo dovuto inventare la democrazia, le regole per convivere. Le macchine no, perché loro sono individualmente stupide e hanno un'intelligenza collettiva, una central intelligence, e quindi sono altamente prevedibili e riproducibili. Tenete conto che se io vi do un algoritmo, il più complesso che ci sia, le stesse condizioni di contorno, le macchine probabilmente arriveranno tutte alla stessa conclusione. Noi no. Basta che abbiamo litigato con nostra moglie e nostro marito la sera prima e decideremo, perché in quel momento il nostro mood non è quello corretto. Questa è la biochimica della vita e influenza il meccanismo cognitivo moltissimo. Allora dov'è il problema? Il problema non è che questa macchina un giorno si sveglia e mi uccide o mi domina. No, no. Il problema è chi possiede questo, che non è una macchina. E questo è un punto fondamentale, che si rifà
agli aspetti di etica e di regola che diceva il magnifico rettore poc'anzi. Sono un po' bagliato e non lo vedo, quindi scusa. Allora, provo a fare una distinzione un po' provocatoria, mi scuso per l'inglese, ma sono cose che ho utilizzato in altre situazioni. Allora, provo a fare un confronto che probabilmente è così brutale, non l'avete mai visto, fra umano e intelligenza della macchina. Allora, io tento di dire che abbiamo un'intelligenza biochimica che è influenzata dall'esperienza e da quello che viene chiamato il mood, l'umore, da ciò che sta succedendo a ciò che è successo, di per sé imprevedibile. La macchina ha un algoritmo per intelligenza e fa una valutazione quantitativa di probabilità date certe condizioni al contorno e dovrebbe essere in generale altamente prevedibile, perché il meccanismo è: calcolo la cosa che ha la probabilità più alta di avvenire e più o meno, se il calcolo è giusto e le condizioni sono quelle, questa cosa sarà la scelta. Noi abbiamo un grande motore biologico che è il sistema riproduttivo. Questo è il principale istinto della nostra specie, che è quello di continuità, la continuità della specie. Questo genera delle risposte ormonali, adrenaline, dopamine, serotonine di compensazione, che creano l'aggressività, la paura, l'amore, tutto ciò che serve a difendere la specie o a promulgarla. La macchina si smonta e si smonta, non ha certamente problemi di continuità della specie, quindi nulla. E badate, io non dico una cosa alternativa, dico nulla. È molto importante nulla, perché nulla vuol dire nulla. Noi abbiamo un istinto di sopravvivenza come specie che è collegato all'apparato endocrino digestivo. Quindi abbiamo fame, possiamo diventare aggressivi, possiamo avere paura di morire. La nostra storia, quando finiva il cibo nella valle, era di andare a bastonare il vicino che aveva la valle con più cibo. Non era cattiveria, era istinto di sopravvivenza e di continuità della specie e ha una causa ormonale. La nostra biochimica regolava i nostri comportamenti e quindi la nostra intelligenza. La macchina ha le batterie, o se non volete la fuel cell, il motore a scoppio, comunque non succede niente. Si carica e si scarica, se finisce la benzina si riempie, non muore se finisce la benzina, noi sì. Allora, siccome noi abbiamo questi motori biochimici complessi, noi siamo passibili di sofferenza in caso di deprivazione. Cosa succede all'umano se lo volete punire? Gli elevate il cibo, gli elevate la libertà, gli elevate l'accoppiamento, gli elevate gli affetti. La deprivazione genera sofferenza. La macchina, non avendo istinti di base, nothing, nothing, non soffre la deprivazione. Quindi nothing. Non la potete punire. Ma se voi non potete punire, non potete educare. L'essere umano è educato perché c'è un meccanismo di premio e reward and punishment, premio e punizione, che è basato sostanzialmente sulla paura di essere punito e sulla minaccia di deprivazione. Il caso più eclatante è quando ti leva la libertà perché hai commesso un reato. Bene, vi chiedo, come premiamo una macchina, sia pure autonoma, che in base agli algoritmi più sofisticati, come dicevi tu prima, no? Ha deciso e poi per qualche motivo ha sbagliato. E ora ci andiamo un attimo con un esempio tipico. Che fai, la metti in galera? Di cosa l'hai deprivata? Le scarichi le batterie e non la carichi più? Va bene. La macchina è nulla, è il nulla da questo punto di vista. Allora, non avendo un equivalente biochimico della self-awareness, cioè della percezione della propria esistenza, non c'è la paura di morire. Noi abbiamo la paura di morire. La macchina non ha self-awareness, non ha senso dell'esistenza e quindi non ha paura della non esistenza. Questo è alla base della differenza tra la nostra intelligenza e la loro. E siamo partiti dai watt, dagli atomi, io non sono arrivato a questo attraverso un discorso filosofico di cui sono assolutamente ignorante, sono partito dalla termodinamica. Allora, a questo punto, l'etica delle macchine non può che essere passiva, ha a che fare con chi programma e con chi usa, non con la macchina per sé. Perché la macchina per sé, non avendo fame, non dovendo continuare la specie, non gli verrà mai in mente, ammesso che ovviamente, di andare ad attaccare il vicino, spodestarlo, togliergli quello che ha, semplicemente perché non ha i motori biochimici immobili dell'esistenza che questa cosa genera. Allora, come lo trattiamo, questo robot, questa macchina? Lo possiamo trattare come un cucciolo, quindi il responsabile è sempre il proprietario. Lo possiamo trattare come un minorenne, il responsabile solo per alcune azioni è il genitore, o come un artefatto, e quindi il responsabile è chi l'ha costruito. Al momento, codice alla mano, io non metto per il mio mestiere, ma codice alla mano, questi sono gli scenari, no, non credo ce ne siano altri.
probabilmente qui bisogna lavorare per inventare qualcosa di nuovo. Mi rendo conto che questa è un'altra specie, perché io l'unica cosa che ho trovato di equivalente a quello che vi ho detto prima, cioè una specie con miliardi di corpi e un unico cervello, l'intelletto di Avicenna, che non ha un equivalente, non è un equivalente naturale, è un oggetto completamente diverso, è un'altra specie con la quale noi ci dobbiamo rapportare, ma non perché siamo superiori o inferiori, è banalmente diversa. Siamo completamente diversi. Allora il problema è: chi controlla l'intelligenza collettiva? Gli stati? Ecco, io auspicherei, mi fido più degli stati. Le companies? Non lo so, mi fido un po' di meno, anche se adesso lavoro in una grandissima company, ma non perché non mi fido della company, ma perché lo Stato è espressione di un sentimento di una democrazia, di qualcosa che ci mette al sicuro su base statistica, e soprattutto è non proprio, anche questo è importante. Io non posso andare molto oltre su queste cose perché ho notato in acque non mie, però vi volevo mettere partecipi di alcune riflessioni che, anche venendo dal mio mondo, sono riflessioni che in realtà mi hanno un po' intrappolato. Alcuni esempi, se no sembra che ho parlato di roba, ma questo di che sta parlando? Allora, la prima cosa che voglio farvi vedere è che la macchina può essere intelligente autonoma o può essere intelligente teleoperata. Qui abbiamo cambiato completamente il paradigma. Lui è libero, e lui è il criceto, che si muove su una piattaforma inerziale per cui l'uomo, l'umano è prigioniero, e vedete, il robot fa esattamente quello che l'umano è e vede nella sua realtà virtuale. Questo è esattamente quello che vede il robot, sono i suoi occhi, questo è quello che questo poveraccio in realtà virtuale vede, intrappolato nella sua rotella infinita. Allora, guardate, questa è una cosa molto importante, perché visto così sembra un esperimento di sociologia scientifica, ma non, anzi di antropologia scientifica, ma non è così. Cioè, questa è l'unica cosa che noi potremo fare quando andremo su Marte, o quando andremo sulla Luna. Perché ci sono dei posti dove noi non potremo andare. Ora, c'è una grande corsa a fare vettori per arrivare sugli altri pianeti. Il punto, la mia domanda è, bene, ci arriviamo, e poi? Ci abbiamo 2 ore di ossigeno. Chi è che costruisce l'environment? Allora, serviranno delle macchine non solo in grado di fare questo. Sulla Luna è facile, perché il tempo di latenza è poco. Su Marte ci sono 8 minuti andare e 8 a tornare di tempo di latenza, che vuol dire che se io faccio così, il robot dopo 8 minuti lo fa, e dopo 8 minuti mi torna il segnale che l'ha fatto, quindi, insomma, va un po' studiato. Però, se io posso fare questo, posso pensare a una generazione di macchine che va sulla Luna al posto mio, comincia a costruire, poi quando il muro è troppo alto, si aumenta la lunghezza delle gambe, o ripara il vicino, e va più su, e quando è tutto finito, si smonta e si rimette nel vettore per tornare a casa. Ecco, questo è un modello di tecnologia utile. Roba che noi non potremo mai fare. Ecco, questo mi piacerebbe fare a Leonardo, devo dire, anche se non è un elicottero, però mi piacerebbe molto. Ecco, questo invece vi fa vedere adesso un filmato molto rapido su quanto è possibile, comunque, nonostante tutto, avvicinare l'essere umano. Guardate, questo è un esercizio molto interessante. Qui il bimbo, questo è 1,10 m, quindi diciamo è più o meno un ragazzino, come ho fatto vedere prima con mio figlio piccolo. Ecco, qui diciamo c'è una chiara dimostrazione del fatto che dal punto di vista psicomotorio, di stabilità motoria, non psico, stabilità motoria, la macchina ha un bilanciamento degno di un grande atleta, probabilmente Roberto Bolle fa una cosa di questo tipo. Allora, tutto ciò, adesso guardate, questo è parecchio interessante, provate a farvelo fare voi, questo diciamo è molto interessante dal punto di vista della stabilità dinamica della macchina. Qui, per esempio, vedete un altro aspetto fondamentale. Perché noi siamo intelligenti? Perché noi interagiamo col mondo. Prima con la vista, e poi col tatto, e poi con l'udito. Questa è una pelle artificiale che è in grado di rivelare non solo dove viene toccata la macchina, ma anche se c'è spinta o attrazione, in modo tale che la macchina possa decidere se opporsi o se essere cedevole, esattamente come siamo noi. Quando io cammino e urto questo tavolo, siccome sento che cambia la coppia, non la forza, la coppia, io mi fermo e poi decido se spostarmi, se travolgerlo o se farmi indietro. Se non avessi avuto il sensore pelle, io o avrei travolto il tavolo o sarei caduto. Allora, questo è il primo elemento di socialità insieme alla vista per rendere una macchina intelligente e sociale. Se no, in mezzo a noi non potrebbe starci. C'è un sacco di tecnologia dietro. Vediamo se riesco a far partire questo. Questo è il papà, è 1,75 m. Ecco, questo, vedete, opera in un ambiente che è assolutamente umano, non ci sono barriere, non c'è nulla, è sicuro. Perché se per caso questo qui dovesse urtare
un essere umano, avrebbe probabilmente lo stesso impatto di un urto fra due persone, non che giocano a rugby, normale. Qui vedete invece il fratello più grande, questo qui è oltre 2 metri, pur essendo una macchina parecchio ad alte prestazioni, insomma, è stata l'unica macchina europea al DARPA Challenge. Adesso vedrete, questa macchina qui in realtà è stata utilizzata per guidare una macchinina elettrica e la guida in totale autonomia. Questo è un vettorino elettrico, un roverino elettrico, e abbiamo dovuto addirittura cambiare un po' la posizione perché era troppo grosso, e lui lo guida nel parcheggio dell'istituto. Vedete, gli abbiamo messo la manopola come i camionisti, no? E deve fare una piccola gincana in totale autonomia. Allora qui non c'è il telecomando, lui sceglie la traiettoria, ci mette 5 minuti a fare 100 metri, ma li fa. Ora, è chiaro che è molto più economico un tassista, questo è evidente, come vi dicevo prima, non è cost effective, però vi dimostra che si può fare. Ovviamente, questo è il tuo piede 54, ovviamente, a differenza nostra, mentre guida fa solo quello, noi casomai fischiamo, parliamo al viva voce, possiamo fare tante altre cose, lui fa solo quello. Tutta la sua potenza di calcolo, la sua e quella della macchina con connessione wireless, è dedicata a questo task. Qui, spingiamoci oltre. Voglio farvi vedere una cosa che è molto interessante. Adesso vedrete un sacco da pugilato che, eccolo qui, 30 kg. Guardate la rapidità con cui il caprone ammortizza il colpo. Questa è idraulico, non elettrico, un'esperienza dinamica elevatissima. Adesso vi faccio vedere, in onore di Leonardo, vi faccio vedere l'ultimo prodotto. Questo qui è stato poco prima che io lasciassi una demo di luglio, poco prima che lasciassi IT. Questo è un caprone di circa 70 cm al garrese, powered da batterie di ultima generazione, che tira un aereo di circa 4 tonnellate. Questo è un Piaggio, all'aeroporto Piaggio, quasi Piaggio a Genova. Vedete, anche questo, io penso che se sudasse non si meraviglierebbe nessuno. Dal punto di vista, diciamo, della performance della macchina, ora non guardate che tira un inutile aereo, vorrei ricordarvi che qui siamo a circa 800 metri dalle macerie del Ponte Morandi. Allora, macchine di questo tipo sono le uniche che possono andare dove non vanno i cingolati e dove non vanno le ruote, dove possono andare solamente i vigili del fuoco o umani addestrati in maniera particolare. Da un certo punto di vista, tutto il settore disaster recovery, extreme emergencies, tutto quel settore ha bisogno di tecnologie del genere. Dopodiché si può fare un passo oltre. Mettiamo al quadrupede l'upper body. Vedete che qui c'è l'astronauta, come lo chiamo io, che lo pilota, e lui fa esattamente le stesse mosse in teleoperazione. Ecco, questo già pensa a conquiste un po' più complesse, perché io lo posso, questo può andare dove vogliamo con le zampe. Ah, scusate, c'è sempre qualche problema di ritardo con il problema. Allora, questo che vedete qui è il giardino del Jeff Bezos, il proprietario di Amazon, che ogni anno fa la Mars Conference per vedere le nuove tecnologie che possono essere utili da portare su Marte. Perché sapete che lui c'è un'azienda che fa vettori. Qui è completamente autonomo, questo task simula una camminata sul terreno impervio, anche se questo è il suo bel prato, la casa è un castello che si vedeva in fondo, non inquadrato. E dall'altra parte, se riesco... Non mi parte l'altro filmato, purtroppo. Volevo farvi vedere una situazione, ma non parte, vabbè. Posso chiedere in regia, potresti cliccare sul filmato questo qui? Dovrebbe apparire la freccetta in basso e partire. Sì, grazie mille. Ecco, qui il task è un po' più complesso. Gli è stato detto, hai un ostacolo? Rimuovilo in maniera spettacolare. Quindi non travolgerlo, rompilo. Quindi, adesso, posizionamento del baricentro, per trovare la massima stabilità, misura della posizione d'impatto, e ora ci sarà un colpo di karate. È ovviamente una demo assolutamente inutile, però capite, no? Cosa si può fare dandogli, diciamo, la giusta istruzione. A un certo momento questa roba dovrà essere pilotata direttamente con caschetti cerebrali. Questi sono alcuni degli ingegneri giovani che stanno pilotando una macchina, questo è un robot commerciale, utilizzando questi caschetti. Qui addirittura stanno pilotando delle protesi di mano in plastica, vedete, stanno educando il loro componente. Ecco, questo è un qualcosa che sia negli ambienti estremi, che nella manifattura di un certo tipo, che in applicazioni diverse può essere molto utile. Questo è un altro aspetto che secondo noi è molto importante, quando la macchina diventa ergonomicamente di aiuto all'essere umano. Questo è un esempio di manifattura,
La persona che vedete qui si affatica, questa pistola pesa 2,5 kg. Questi sono gli stati di fatica dei suoi muscoli, che sono tutti sensorizzati, e qui si comincia a vedere la zona di affaticamento. Adesso il robot stabilisce, anzi l'intelligenza artificiale che governa questo robot commerciale, stabilisce che la posizione non è sostenibile e cambia in modo tale che l'operatore possa recuperare un livello di fatica adeguato. Non so se lo sapete, in Europa spendiamo 230 billions, miliardi ogni anno, per disease connesse alle posizioni di lavoro, all'ergonomia del lavoro, in generale per problemi dovuti alla manifattura nel lavoro. Ecco, questo comincia a diventare questa è industria 5.0, non 4.0, ma capite come possa essere utile un AI utilizzata in ambienti dove la manifattura è una cosa complessa. Senza contare che questa roba in altre situazioni dove è difficile fare la manifattura potrebbe essere altrettanto utile. Allora, questo è lo stesso discorso. Vediamo come si va sulla salute. La prima grande sfida che ci viene dal fatto di avere queste tecnologie di supercalcolo, cose impossibili fino a pochi anni fa, che oggi possiamo calcolare in maniera esatta in assoluto le cose più complesse. Questa è una proteina, questi sono gli atomi della proteina nello spazio, nel tempo, è come se fosse un film reale della struttura atomica di una proteina. È una cosa che richiede, a parte modelli quantomeccanici estremamente sofisticati, una potenza di calcolo elevatissima. Perché questo apre delle frontiere? Perché il prossimo passaggio, se io posso mettere gli atomi tutti ordinati e calcolarli esattamente e sapere sostanzialmente come funziona un oggetto vivente, io programmo i farmaci. No, vediamo se diciamo. Questa è una simulazione reale del gruppo attivo di un chemioterapico che deve raggiungere questo centro redox all'interno di una proteina. Se riesce a raggiungerlo, vuol dire che la sua chimica è una chimica molto promettente. Ci sono due modi per fare questa cosa. Anni di chimica, prova e riprova, a costi di decine di milioni di dollari, se non di più, questo è il problema della farmaceutica oggi, oppure simulazioni con il computer, in cui io faccio esattamente come si progettano oggi le automobili, le barche, tra un po' speriamo gli aerei con i digital twin e gli elicotteri. Ecco, bisogna arrivare al punto, ormai ci sta da queste parti, al punto più alto in cui io trovo i pathway molecolari in cui un chemioterapico, per esempio, deve raggiungere il punto critico, il punto notevole, il gruppo chimico. Se questa cosa avviene, allora vuol dire che quella chimica è buona. Da quel momento vado nel laboratorio di chimica e ho risparmiato 5 anni di sviluppo, una quantità di soldi pazzesca, e questo è quello che noi chiamiamo il digital twin. Il digital twin vuol dire che se vogliamo fare una modifica ad una macchina molto complessa, la possiamo fare prova e riprova, oppure la facciamo tutto in digitale, quindi dal punto di vista della certificazione dei costi, questo ci semplifica la vita. Ovviamente servono infrastrutture pazzesche, programmi molto avanzati, è una tecnologia completamente nuova, ma cambia lo sviluppo e la manifattura. Sempre in medicina, forse questo lo sapete già, insomma non è che ci volesse il grafico, però vedete, questo è nei paesi avanzati la spesa per capite in funzione dell'età. Dov'è che si spende molto? Si spende molto qua quando si è piccoli e qua quando si è anziani. Ed è chiaro che il primo grande target che noi chiediamo, il primo grande risultato che chiediamo a queste tecnologie è quello di tenerci in salute e produttivi in modo da ridurre questo impatto. La prima cosa che oggi si fa, che è cominciata pochi anni fa, che sta esplodendo in tutto il mondo, è quello di fare medicina predittiva e personalizzata. Qui il concetto è: ognuno di noi ha un software, che è il proprio DNA, sono 200 miliardi di atomi, che richiedono tra 10 e 100 gigabyte di memoria solamente per essere classificati e sequenziati. Questa è una tecnologia che esiste da poco, ma che funziona molto bene. E poi ognuno di noi ha una storia come paziente: chi è stato bene ce n'ha poca, chi ha avuto una vita complicata ne ha tanta, ma sono almeno altri 15 gigabyte di memoria per ciascuno di noi. Quindi ognuno di noi vuole due iPad solamente come fotogenetica e storia della vita. 60 milioni di abitanti, fatevi il conto della memoria che serve. A questo punto avete una quantità di dati pazzesca, e però vi manca Superman per trovare le correlazioni. Perché io quello che voglio capire è: ma se fumavo e correvo e vivevo al centro di Torino inquinato, o invece vivevo in montagna sulle Alpi ed ero un salutista, qual è la probabilità di ammalarmi della malattia A, B, C, anche rispetto al mio track record genetico, perché poi c'è l'ereditarietà. Quindi ho la genetica, che è mamma e papà, e poi ho l'epigenetica, che è quello che succede mentre vivo, perché il mio stile di vita è diverso da quello tuo. Allora, questa roba qua richiede macchine ad altissima potenza di calcolo, con algoritmi, questo è sostanzialmente deep learning di ultima generazione, per far imparare alla macchina come trovare le correlazioni. E allora
a un certo momento si avvicina la possibilità di dire a una persona, in base alla tua storia genetica, in base a quello che fai, alla tua storia clinica, hai una probabilità X di ammalarti di una certa patologia rispetto a un tuo parente, una persona che vive nello stesso posto, con lo stesso stile di vita, ma che ha un corredo genetico diverso. E allo stesso modo si può programmare poi la terapia genica che è sviluppata avendo l'informazione genetica. Questo è il meccanismo con cui si pensa di portare l'esistenza a 120 anni, che è un po' il limite biologico, con tutti i problemi di sopravvivenza, di sostenibilità sociale, eccetera, che sono collegati al fatto che la nostra vita media dal 1750 a oggi è andata da 40 anni a 80. Siamo contenti, è un risultato della tecnologia, poi ci lamentiamo che il sistema pensionistico non funziona, che l'inquinamento è troppo alto, la quadratura del cerchio. La sostenibilità è un problema di compromesso e la tecnologia è uno strumento fondamentale per garantirla. Altra cosa che vogliamo fare, questa è la performance di un medico con l'età. Allora, quando sono giovane ho tanta energia ma sono irruento, quando sono anziano ho tanta esperienza ma mi fa male il collo e mi tremano le mani. Principio di determinazione: quando c'è tempo non c'è l'energia, quando c'è la posizione giusta purtroppo sei al posto sbagliato. Allora, a questo punto noi vorremmo invece una situazione di questo genere, cioè utilizzare il medico il più a lungo possibile dandogli la possibilità di essere efficace per tempi più lunghi e a costi più bassi. Allora, questo è un nostro illustre collega, il professor Peretti, che opera alla clinica universitaria di San Martino, uno dei più grandi microchirurghi di otorinolaringoiatria. Vedete, qui sta operando, questo è il paziente, l'endoscopio è dentro, qui è il taglio che sta facendo, è in questa dimensione di tumore. Notate la posizione delle mani, la sinistra muove il micromanipolatore, la destra tiene il forcep, state 6 ore così, con precisione di 1 millimetro, che se sbagliate qualcosa gli recidete un nervo o un vaso sanguigno. Dovete essere molto bravi, ma dovete essere dei grandi atleti. E non si può chiedere questo a una persona che ha la giusta esperienza, ma che casomai c'ha pure l'età, che dopo un po' gli fa male il collo. Qui è un problema di, via questo non è importante, di interfaccia uomo-macchina. Questo è lo stesso chirurgo che lavora con i robot che abbiamo sviluppato. Lui è in realtà virtuale, questo è il fumo del bisturi, e sta facendo su questo pen pad, con questa penna che è come un bisturi, quello che farebbe se fosse immerso nel campo operatorio e usasse il bisturi davvero. Questa è una human machine interface assolutamente super friendly, che è basata su uno stage molto sofisticato, molto intelligente per il beam shaping, cioè per l'utilizzo del fascio laser, e che lui controlla con questa penna. A questo punto il nostro chirurgo è in grado di fare 4 interventi al giorno, non uno, per ovvi motivi, guardate, sta la scrivania, no? Sta il binoculare. Dopodiché, siccome il mondo sta avanzando da un'altra parte, io collego il robottino in wireless col 5G e il mio chirurgo si trova a Roma e il paziente si trova a Milano. Il tempo di latenza è 0,1 secondi. Poi dite, ah, il 5G, tutti i problemi di... Ma in un mondo civile noi dovremmo pensare al 5G come un'opportunità per livellare le differenze. Questo rende democratica la cura, rende l'accesso alle cure possibile a tutto il mondo. E noi stiamo qui a roderci il fegato sul fatto che forse il 5G è stato per spiare. E che siamo malati noi, come esseri umani. Perché anche le cose più buone le andiamo sempre a traslare nel lato oscuro. Ma vi rendete conto di quanta gente si potrebbe salvare in questo modo? Ancora di più, posso mettere l'intelligenza artificiale nel bisturi, nel sistema di visione, e questo mi aiuta, con dei programmi di riconoscimento dell'organo automatico, addirittura nella fase meccanica. Vedete qui? Lui mi dice, guarda, questo è un nervo. Se ti azzardi per puro caso a tagliare qua, io ti fermo il robot. Perché anche il miglior chirurgo può essere stanco, si può sbagliare. Anche perché poi io queste cose le ho viste davvero, è tutto rossiccio. Cioè, se andate al macellaio e aprite un pollo, è tutto rosso. Non è che c'è scritto io sono il fegato. Riconoscere il tessuto in quei campi operatori piccolissimi è molto complicato. E quindi a un certo punto uno mette l'intelligenza artificiale per avere un supporto sulla fase chirurgica. Allo stesso modo smontiamoli questi benedetti robot e facciamoci quello che serve. È una cosa che non possiamo fare con gli umani. Questo era il primo prototipo di mano che avevamo costruito, vedete, ha un solo motore, 9 watt con un solo motore e un gruppo di tendini sinergici che gli consente di fare tutte le prese di una mano, 85% delle prese di una mano umana. 3D printing plastica, banale. Questo era uno dei nostri pazienti che stava facendo l'educazione del suo avambraccio moncherino.
comprimendo, contraendo e rilassando i muscoli, noi generiamo piccole cariche elettriche che vengono registrate da contatti elettrici, contatti di superficie. Queste vengono interpretate dal computer e si trasformano in un comando per la mano. Per cui quando irrigidisco la mano chiude, quando mollo la mano apre e già posso prendere quello che serve. A questo punto, qui lavoriamo all'INAIL, proprio al centro di Budrio, nelle loro protesi, perché qui non si inventa nulla di nuovo se non quello che è veramente necessario, si inseriscono questi sensori che sono proprio sul moncherino. E questo è uno dei power user che sta addestrando la sua mano. Questa è la certificazione europea. Questa cosa è un brevetto di 3 anni e mezzo fa. Oggi è una company che fattura ed è sul mercato. Però volevo farvi vedere qual è la next generation. Questo è lo stesso signore di prima che sta addestrando la sua mano. Questo è il prototipo finale, certificato Europa. Qui se lo sta, come vedete, se lo sta addestrando, no? Ognuno è personalizzato, poi se lo infila come un guanto. Nel momento in cui questa cosa è fatta, lui ha la mano che può essere messa e tolta per fare il bagno, la doccia e così via. Questo è il prodotto finale, si chiama Hannes, è una startup di ragazzini, sono tutti ragazzi. Questa è la mano finita, cioè il prodotto finale costa 11.000 euro, il Servizio Sanitario Nazionale ne copre 7.500, quindi è molto affordable. È ovviamente un po' di certificato, come tutti i profili medici e chirurgici, è abbastanza complesso, ma insomma. E adesso vedrete, la cosa molto interessante è che quando abbiamo parlato con i pazienti, abbiamo fatto una statistica con centinaia di pazienti, abbiamo chiesto, ma cosa vuoi? E noi pensavamo cose stranissime, invece quasi tutti ci hanno detto andare al bancomat e mettere la, e fare il prelievo. E noi ci abbiamo pensato, di solito la card è orizzontale, e se io ho una protesi mi devo mettere a 90 gradi. A meno che non gli metto il polso rotante. E quindi ci hanno chiesto il motore per le prese e un secondo motore per girare il polso. Ed è per quello che vi ho fatto vedere il fatto della bottiglia. Guardate la risoluzione che ha. Questa era la mano di iCub, del robottino di prima. È stata solo ottimizzata sull'essere umano. Adesso vedrete come lui ha la risoluzione del singolo foglio. Vedete, la apre, la chiude. Ecco, questa è tecnologia benefica, pensata per fare bene, economica. È stata proprio pensata sul paziente, dove c'è tanta intelligenza artificiale, c'è tanta manifattura moderna. Qui si vede anche la flessoestensione del polso, che è quella che ci hanno richiesto, perché sennò il coso è rigido, no? Cioè dovete pensare ad avere un ombrello al posto della mano, non può funzionare, e così via. Va bene, andiamo avanti perché ci metti insieme. Allora, chiudo con una cosa che mi ha chiesto a suo tempo il presidente Violante. Abbiamo parlato della società delle macchine intelligenti, e quindi vi faccio vedere alcune cose, sono proprio le ultime 4-5 slide, abbiate pazienza. Allora, questo è un grafico molto interessante. Questo è allora, questi sono gli anni, ovviamente, e queste, quindi le date, e questi sono gli anni che hanno impiegato certe tecnologie a pervadere almeno un quarto della popolazione americana, quindi a diventare massive. Allora, vedete, nel 1880... ci sono voluti circa 30 anni per il telefono, la radio ce ne ha messe 25, la televisione circa 20, il PC circa 12, the web, 5 anni. In 5 anni ha pervaso un quarto della popolazione americana, che vuol dire che, insomma, pensate che il telefono ci aveva messo 30 anni, non c'è confronto. Allora, che cosa vuol dire questo? Che noi abbiamo creato delle tecnologie che hanno un ritmo di avanzamento e diffusione che ormai è molto più breve della nostra vita media lavorativa. È chiaro il concetto, no? Perché se l'aratro ci ha messo, quello automatizzato, ci ha messo 80 anni a diventare una macchina comune, si è fatto due generazioni di lavoratori. Il web, ogni 5 anni, ammazza una generazione di lavoratori. Questo è il concetto. Allora, cosa succede? Noi abbiamo un problema di metabolizzazione dell'innovazione. Se la società fosse paragonata a un modello neurale, quindi molto interconnessa, noi non riusciremmo a metabolizzare un'innovazione che subito ci arriva la nuova. Nei lavori di routine questa cosa è devastante, perché vengono rimpiazzati, e il lavoratore rimpiazzato, ai tempi dell'aratro meccanizzato andava a fare il magazziniere, ma oggi se io sono magazziniere non vado a fare il programmatore in CUDA, perché l'aumento di conoscenza necessario è impossibile. Quindi come si riqualifica il lavoratore? Oh, tenete presente che abbiamo visto esempi pazzeschi di modelli industriali che sono crollati. Allora, la 3M, la conoscete tutti, per il semplice fatto che a un certo momento dai sali di argento si è passati alla CCD di silicio, cioè dalla carta fotografica a quella del telefonino, la 3M, che era un colosso, gli è rimasto solamente il post-it.
quello giallo, quello è 3M, è l'unico business che è rimasto. La Nokia, solo perché si è cambiato dalla resistenza, cioè dal pulsantino, al condensatore che è diciamo, il touchscreen, sapete tutti, è saltata portandosi dietro mezzo PIL della Finlandia, poi piano piano è stata recuperata. Avete notato che al CES, quello di Los Angeles, negli ultimi giorni, avete notato la cosa più interessante? Qual era la cosa più spettacolare? L'automobile elettrica di nuova generazione, chi l'ha fatta? La Sony. Mica l'hanno fatta gli automobili, l'hanno fatta gli elettronici. Allora, come succede in natura, il predatore è quello più veloce. Adesso l'elettronica, che vive su ritmi di 6 mesi, 18 mesi, si sta mangiando l'automotive. Ha cominciato Tesla, ora viene Sony. L'automotive che fa? Si mette a fare auto elettriche, auto volanti, Porsche, Hyundai, Kia. Dove stanno attaccando? Attaccano noi, che facciamo prodotti che sono long living rispetto all'automotive. Noi che attacchiamo? Noi intendo dire chi fa oggetti volatili, tecnologie lunghe. C'è lo spazio, perché una missione spaziale dura 40 anni. Questa roba che vi sto dicendo non succede fra 5 anni, cioè noi non andiamo a casa fra 5 anni. Però dobbiamo tener conto che il trend è questo. Come si accelera? Digitalizzando. Avendo intelligenza nel progetto, intelligenza nella macchina. Ma il trend è quello. In realtà ci stanno togliendo il terreno per le grandi tecnologie, il terreno da sotto i piedi, perché tutto il modello elettronico AI sta prevalendo dal basso. E i lavoratori in questo caso patiscono. È sempre successo, ma c'era tempo di metabolizzare, di aggiornarsi, di adeguarsi. Oggi non abbiamo tempo. Cosa si fa di queste generazioni di lavoratori? Quelli che fanno lavori creativi non li tocca nessuno. E sicuramente fra 50 anni diremo che in totale l'intelligenza artificiale è stata una figata che ha creato posti nuovi. Però glielo andiamo a dire adesso, nei prossimi 5-10 anni, ai lavoratori che a 45-50 anni hanno perso il posto? Che gli diciamo? Aspetta 60 anni? Questo è un problema enorme. Allora, l'unica soluzione, messaggio numero 2, è investire sul cittadino con una formazione continua. La formazione continua non è una chiacchiera, è un patto fra pubblico e privato, scuole e mass media, che devono al massimo delle loro possibilità dare l'informazione su quello che sta succedendo. Quello che sta succedendo oggi è misinformazione su tutte queste tecnologie. È chiaro che i posti di lavoro si perdono, ma si perdono anche male, perché non è stato spiegato cosa sta succedendo. E bisognerebbe iniziare dalla scuola a fare queste cose. Se guardate le statistiche World Economic Forum, allora qui vedete che i lavori di natura non rutinari, di natura cognitiva, l'ingegnere, lo scienziato, l'avvocato, sono tutti in crescita. Quelli di routine cognitiva e di routine manuale sono tutti in decrescita. Qui vediamo 88-14 e non era ancora esploso l'AI sul serio. Gli artigiani, più o meno, c'è sempre bisogno di qualcuno che ripara le cose, perché sennò costa troppo farlo con le macchine intelligenti. Questo è il concetto. Se andate a chiedere, sempre World Economic Forum, sondaggio sulle strategie industriali per il futuro del lavoro, quali sono le principali paure? 65% delle grandi aziende nel mondo dicono investire nel reskilling corrente dei nostri lavoratori. Reskilling. Cioè, queste sono le grandi aziende tecnologiche, l'ha detto IBM, probabilmente l'ha detto anche noi quando ci hanno intervistato. Noi questa cosa la discutiamo un giorno sì, un giorno no. Si parla di ibridi, si parla di cambiare i materiali. Qua reskillare vuol dire cambiare completamente certi background. La seconda è supportare la mobilità e la rotazione dei lavori, che ha sempre a che fare con lo stesso problema. La terza è collaborare con le strutture educazionali. E la quarta è aumentare il target dei talenti femminili. Meditate, gente, questo lo dicono le grandi multinazionali. E questo invece è quali sono gli ostacoli al cambiamento. E il 51% degli intervistati dice insufficiente comprensione dei cambiamenti disruptive. Ma Google o Facebook hanno detto non ci eravamo resi conto di quello che abbiamo fatto. Troppo veloce. Secondo, ovviamente mancano le risorse. Terzo, pressione degli shareholders, short term profitability, e qui ragazzi potremmo fare una lunga discussione su questo punto. Quarto, workforce strategy non allineata all'innovazione, alla strategia di innovazione. Ecco, questo è il mondo delle industrie oggi. Come si rapporta con la tecnologia? Ma la tecnologia mica viene da Marte, la fanno gli stessi che dicono queste cose. È una riflessione, a mio parere, devastante a fine di quello che ci siamo detti oggi. Ci saranno nuovi profili, l'infermiere digitale, quelli che faranno la home care, i professional del nanotech, del biotech,
gli artigiani rimarranno, gli architetti digitali, gli architetti di materiali, gli energy manager, i tecnologi del cibo, ma questi lavori richiedono delle competenze talmente elevate che non le possiamo dare a uno che oggi ha perso il posto. Quindi c'è un problema oggi in attesa di un futuro buono, che sarà pure ospitale, ma oggi c'è un problema. Concludo dicendovi quindi che forse il punto fondamentale è fare una riflessione, questa è più politica che tecnica. Noi abbiamo un modello di Homo habens, no? Il robot per l'aumento costante della produttività. Il PIL calcolato come crescita locale. Intanto il mio PIL, il PIL della Francia, e me ne frego del PIL dell'India. E dico che se vendo 1 miliardo di macchine il PIL cresce. Non è vero, perché se andassi a calcolare l'impronta di sostenibilità, l'impronta diciamo ecologica, l'impronta di COX, di NOX, di materiali, di riciclo, di quello che ho venduto, il mio PIL non sarebbe in crescita perenne, perché esiste un trade-off fra la crescita per pezzi venduti e la crescita per debito accumulato. Il problema è che io il debito non lo conto perché lo sposto alle prossime generazioni, mi prendo solo la parte attiva. È una bella matematica, i numeri negativi non mi piacciono, prendo solo i positivi. Ovviamente, sfruttamento delle risorse first arrived, first served, guardate cosa ha fatto la Cina. C'ha il 70% dei sali di litio, ha embargato tutto. Il mercato delle batterie è suo. Allora, primo è miope, tanto fra 30 anni le batterie saranno un problema di smaltimento esattamente come oggi il petrolio. Secondo, questo tipo di monopolio non farà altro che creare delle tensioni enormi, quando invece probabilmente andrebbe gestito in modo diverso. E questo ha portato il tutto, ha portato a una società a molte velocità. Dall'altra parte immaginate una società di Homo sapiens invece che Homo habens 2.0, robot per l'ottimizzazione dei processi. Il punto non è vendere 1 milione di macchine, è vendere lo stesso numero dimezzando l'impronta idrica, l'impronta di NOx, aumentando al 98% il riciclo dei materiali utilizzati, eccetera, eccetera, eccetera. È una sfida tecnologica molto più complessa di fare macchine più veloci. Robot per sostituire l'uomo negli impegni gravosi, pericolosi, usuranti, questo mi pare evidente. Crescita del PIL deve essere calcolata in maniera globale, perché non è che se io cresco del 2% e in Malesia vanno giù del 3%, il problema non è mio, perché poi la sostenibilità del pianeta è uguale per tutti, quindi è circolare, è un problema global, è globale anche se locale. E infine mettere dei KPI per la sostenibilità in tutte le nostre tecnologie. Noi abbiamo bisogno di fare risk assessment delle tecnologie che produciamo, perché non viene mai fatto il risk assessment. Io produco l'AI e dico è una figata, adesso qualcuno la gestisca, e non ho l'analisi del rischio, cosa che invece su un farmaco, su un aereo viene fatta, o su un elicottero, per esempio. E secondo, tenere conto che ogni azione ha una conseguenza, e quindi qualunque cosa io produco, qualunque cosa io vendo, questa ha un impatto, e questo impatto lo stiamo caricando ai nostri figli, è un debito. Vi ringrazio moltissimo.